Ale, partiamo dall'inizio. 200-200-194 in campionato, sei in Coppa Italia, si calcoli, no, sono giusti comunque, sì, perché li abbiamo fatti e rifatti tante volte. Bella soddisfazione, con il numero a tre cifre l'hai onorata alla grande, devo dire oggi, con un'ottima prestazione. Sì, soddisfazione perché tanti anni che sono qua mi sento, tra virgolette, un parmigiano, no? Mi sento molto legato a questa... La R anche un po'. No, quella forse non ce la faccio a farla venire, però mi sento, insomma, molto legato a questa società, a questa piazza, quindi il fatto di aver fatto la 200esima presenza mi rende orgoglioso e mi rende felice. Faccio una battuta, devi farne una in Europa ancora, ti manca quella, è una battuta, però è un obiettivo e credi che il punto di oggi rinforza ancora di più il fatto che il Parma davvero se la giocherà fino all'ultimo? No, quello non ho dubbi, siamo arrivati a 10 partite alla fine in piena lotta e lotteremo fino alla fine, quindi indipendentemente dal risultato di oggi che lascia un po' l'amaro in bocca perché abbiamo avuto le occasioni per poterla vincere, però sicuramente ci proveremo fino alla fine a cercare di regalarci una grande soddisfazione noi e un sogno ai nostri tifosi. È stato un Parma oggi più sfortunato o impreciso magari nel secondo tempo sotto Porto? Ah sì, forse un po' di imprecisione c'è stata, qualche occasione potevamo sfruttarla meglio, cioè dire anche che sapevamo che incontravamo una squadra rognosa che non ti lascia giocare, che ti pressa in ogni zona del campo e un po' di fatica abbiamo fatta. Però insomma alla fin fine credo sia stata una prestazione abbastanza positiva da parte nostra dove forse qualcosa in più meritavamo. Senti, adesso c'è la Juve da dove tutto praticamente è cominciato, l'ultima sconfitta è con la Juve quasi 5 mesi fa, davvero tanti. Se io dico però che quella con la Juve paradossalmente potrebbe essere la meno importante di quella con la Lazio poi di domenica, vado lontano dalla verità oppure una partita in cui il Parma deve comunque andare lì a provare a fare la partita? Perché arriva prima di una gara che forse in questo momento diventa decisiva. Ma noi abbiamo ragionato sempre di partita in partita cercando di raccogliere il massimo in ogni gara, quindi non andiamo assolutamente a Torino pensando alla Lazio perché vorrebbe dire perdere due volte e andremo là cercando di far punti perché valgono i punti anche con la Juve e quindi cercheremo di ottenere il massimo di quello che sono le nostre possibilità. Una volta passata quella poi penseremo alla Lazio che giustamente come dici te è un quasi spareggio per l'UEFA. L'ultima, dopo ti lascio con lei, 200 maglie, c'è una dedica particolare, cioè a chi ti ha sopportato magari in questi anni, c'è una persona al di là della tua famiglia alla quale senti oggi di mandare un saluto da qua? Ma io mi sento di ringraziare un po' tutto quello che è il Parma a 360 gradi, dalla società ai tifosi, ai miei compagni di squadra che in questi 6 anni mi hanno dato tanto, io spero di aver fatto altrettanto con loro e spero di continuare a arrivare a 300. Ci vediamo la 300. Non ce la faccio. 40 anni. Forse non ce la faccio, però di togliermi tante soddisfazioni di qui alla fine. Grazie.